Ok. Allora, se vi ricordate, avevo detto che questo si poteva fare in due modi. Un altro modo, la funzione è sempre la stessa, ausiliare, qua abbiamo un polo in meno 2 più i, potrebbe essere quello di fare, io faccio integrare con meno r ed r, e poi lo completo così. Ok? Perché? Stavolta vieni guadagno. Ci guadagno che magari riesco a dimostrare più facilmente che gli altri pezzi tendono a zero, cioè non devo usare quel lemma che ho detto prima. Però c'è perdo che devo dimostrare tutti e quattro gli integrali, perché se questo è il mio cammino gamma r, l'integrale lungo gamma r di f di z in dz è uguale all'integrale tra meno r ed r di x più 1 per e alla x fratto x quadro più 4x più 5 in dx, e poi devo parametrizzare gli altri tre pezzetti. Allora, il secondo pezzetto, io devo andare da meno r, per esempio, supponiamo che questo lo faccio vado fino a r, vado da meno r a meno r per, scusate, da r a 1 e qua r per meno 1. Ok? Allora, chi è gamma di t qua? Gamma di t è meno, scusate, più r più it per t compreso tra 0 ed r. Quindi il secondo pezzo di integrale è l'integrale tra 0 ed r. Qua ci devo mettere r al posto di z più it più 1 fratto r più it al quadrato più 4 r più it più 1 a. Poi qua ci devo mettere e alla i z, quindi e alla meno t che moltiplica e alla meno t che moltiplica, quindi e alla meno t più IR, che I per Z, Z è questo, IR meno T, e poi ci devo mettere DZ. Chi è DZ? È I D. Poi devo fare meno l'integrale tra meno r ed r, cioè questo qua invece di parametrizzarlo da destra verso sinistra posso parametrizzare da sinistra verso destra, e qua semplicemente chi è z sul pezzo 3? Sul pezzo 3 parametrizzato negativamente, cioè da sinistra verso destra, gamma di t non è altro che t più ir, vedete qua la parte immaginaria è costante, mentre la parte reale vale t. Quindi qua devo fare
1 più t più r, qua devo fare e alla meno r più it, fratto, qua c'è dt perché t, e qua c'è t più ir quadro più 4 t più ir più 1. E poi devo parametrizzare l'ultimo pezzo, quindi meno, sempre perché io parametrizzo il passo verso l'alto. Qua devo fare integrale tra 0 ed r, quarto pezzo parametrizzato negativamente, gamma di t è uguale a meno r più t per t compreso tra 0 e r. Qua t era compreso tra meno r ed r. Quindi, questo sì, questo no, perché chi è? DZ. Non dico quello a destra. Questo qua sì. E ancora ce lo mette DZ, ma quando metto DZ ho problemi. Allora, io devo fare la sostituzione Z uguale gamma di T. Chi è DZ? Gamma primo di T dt. Quando vado a calcolare Z, gamma primo di T è in dt, cioè non è che non lo devi ricordare come forma, una volta che l'hai capito, quando tu lo hai fatto devi, diciamo, sostituendo ti viene automatico. Quindi qua tu hai meno r più it più 1 per e alla iz, quindi viene meno t a meno IR fratto meno R più IT al quadrato più 4 che è meno R più IT più 1. Allora, scusate, qua era 5, no? No. 5 e 5, e poi qua c'è i dt. Oh, e ora mi devo fare i conti, però. Allora, questo è evidente che tende a 0. Perché è evidente che tende a 0? Lasciate perdere tutto l'integrale qua dentro. Questo integrale qua dentro io in modulo lo posso maggiorare con qualcosa, posso maggiorare probabilmente con uno su R, però il modulo di questo è e alla meno R, lo porto fuori. Quando ci avete 1 su R per 2R, quello lo potete maggiorare con 2, ma per 2 per e alla meno R, quando R tende a infinito tende a 0. Ok? Ora qua vediamo un po', devo dimostrare che anche la somma di questi due pezzi tende a 0. Allora, se io qua faccio la sostituzione t uguale meno s, non è che ci guadagno granché. Ah,
Allora, qua me la devo cavare, cioè, non è banale la cosa, però si può fare. Perché? Allora, però devo fare a mano quel ragionamento che prima ho fatto applicato il lemma. Perché? Quando R è grande, se vado a fare il modulo di questo, questo qua va come 1 su R, e questo va come R quadro, e questo va come R. Okay? Quindi questo modulo lo posso maggiorare con C su R per E alla meno T. Ok? Ma E alla meno T lo maggioro con 1. Ok? Allora, fino a che lo integro da 0 alla radice di R, in dt, che t ricordate che è positivo. Questo qua, per R che tende a infinito, tende a 0. Ok? Lo posso fare di qua e lo posso fare di qua, uguale. Rimane l'integrale da radice di R a R di C su R per E alla meno T del T. Stavolta, vabbè, il modulo di questo fa 1. Il modulo di questo stavolta lo posso maggiorare con la E alla meno radice di R, perché stavolta parto dalla radice di R in poi. Ok? A questo punto questo lo maggioro, R se ne va, questa è una costante. E rimane E alla meno radice di R, questo è tutto costante. E questo qua, per R che tende a più infinito, tende a 0. Ok? Perché? Cioè questo pezzo tende a 0. Prima qua questo pezzo tendeva a 0 perché qua mi rimane 1 su radice di R. Diciamo il dominio della radice di R, questo. Però devo fare questo ragionamento a mano. L'altra volta me la sono cavata con applicando il lemma, uno dei lemmi che abbiamo impostato. Ok, quindi questo è il secondo modo di farlo. Quindi tutta, diciamo, tra l'altro la parametrizzazione serviva fino a un certo punto, perché di tutta questa parametrizzazione mi serve sapere che la funzione va a 0 quando R tende a infinito. Questo mi serve. Che nel momento in cui va a 0 io prendo qua va a 0 polinomialmente. Io qua, per esempio, va a 0 come 1 su R e mi fermo alla radice di R. Poi andava a 0 come 1 su radice di R, mi fermavo alla radice cubica di R. E poi l'altro pezzo, qua c'era un pezzo che tendeva a 0, che mi faceva andare in piazza. Ok. Diciamo che l'altro metodo era sicuramente più confortevole. Andiamo a fare un altro po' di integrali, diciamo in parte simili. Allora, andiamo a fare uno classico. Andiamo a fare l'integrale tra 0 e infinito di sen x su x in dx. Allora, la funzione che vogliamo è alla z, anzi facciamo, ma, o è alla z, vabbè, è alla z. No, e alla iz su z. Perché se faccio e alla z vuole tutto di 90 gradi, non va bene. Ok? F di z. Quindi questo qua è uguale
Allora, cominciamo a fare l'integrale, il solito gamma R. Gamma R è il solito, da meno R ad R, e poi chiudo con la circonferenza di sopra. Poi però, qua, attenzione, che devo evitare lo zero, perché non lo zero c'è un po'. In realtà non c'è, che la mia funzione ma in realtà non c'è, che questo la sviluppo in serie, quindi non devo evitare niente. Non c'è, perché quando vado a sviluppare lo sviluppo in serie di Taylor di questa funzione ce l'ho, e c meno 1 non c'è. Più posizione di 0 parte da grado 1, quindi. Oh, però attenzione, no c'è, perché c'è, io ho preso come funzione ausiliaria e alla iz, quindi e alla iz in 0 fa 1 e quindi qua la devo ricordare. Non c'era su questa, ma qua c'è. Ok, quindi devo fare anche questo. Quindi io che cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra meno R ed R di E alla IX fra, allora, da meno R a meno epsilon, ok? E alla meno x fratto x in dx più l'integrale su gamma epsilon, anzi meno integrale su gamma epsilon su dc epsilon più di e alla iz su z di z più l'integrale tra epsilon e r di e alla x su x in dx più l'integrale su dcr più di e alla iz su z. Allora, la mia funzione qua è analitica, quindi la somma di questi quattro integrali fa z. Non ci stanno altri, no? E alla z fratto z c'ha solo un polo nell'orizzonte, ok? Oh, ma bisogna vedere che succede però quando r tende a infinito. Quando r tende a infinito, questo tende a 0, che è lo stesso di prima, cioè è e alla z, dove la parte reale dell'esponente è negativa, per una funzione razionale. Una funzione razionale che tende a 0 quando r tende a infinito, 1 su z, no? 1 su r, in modo che tende a 0 quando z tende a infinito. Quindi questo se ne va a 0. La somma di questi due, allora io qua cosa faccio tendere? R lo faccio tendere a più infinito ed epsilon lo faccio tendere a 0 più 1. Quindi da quest'altra parte faccio R tende a più infinito, epsilon tende a 0 meno. La somma di questi due, perché attenzione, che se li faccio separatamente non ha
quello è cosine x su x più isen x su x qua. Allora, infatti, quello cosine x su x mi converge, perché a 0 non c'è problema. Ma cosine x su x per x che tende a 0 è l'integrale di 1 su x, mi va infinito. Ma se lo integro da epsilon in poi e lo sommo con quest'altro, cosine x su x essendo una funzione dispari, se ne va. Quindi questo qua tende, allora devo fare prima la somma, scusate. Non sta scritto bene, questo, devo fare la somma e poi devo fare l'int per r che tende a più infinito e per epsilon che tende a 0. Allora questo qua tende a quello che si chiama integrale in valore principale da meno infinito a più infinito y alla x su x dell'x. Perché io ho fatto il limite, vabbè, il limite a infinito potevo farlo pure separatamente di qua e di là, perché i due limiti esistevano. Se qua mettevo R1, R2, facevo R1 che tende a più infinito, R2 che tende a più infinito, non mi dava problemi. Ma per epsilon che tende a 0, questo meno epsilon, diciamo epsilon deve essere lo stesso da tutte e due parti, ciò si chiama integrale in valore principale. Ok. Ma chi è questo qua? Questo qua è l'integrale in valore principale tra meno infinito e infinito di cosine x su x che comunque dovrà venire 0, perché quella è una funzione dispari, no? Sono fatti un valore principale che è 0 più i volte, diciamo 2 i volte, questa funzione è pari, integrale da 0 più infinito di sen x. E attenzione che c'è rimasto da calcolare un quarto limite, che è questo. Questo per epsilon che tende a 0 da destra. Attenzione che questa qui non è altro, siccome z è un residuo, cioè un polo semplice di quella funzione, qual è il residuo di e alla iz su z nel punto 0? E beh, qua è facile, basta moltiplicare per z e calcolare in z. Quindi questo qua fa 1. Ok? Allora, questo che cos'è? Allora, questo qua è una circonferenza che gira per metà attorno a questo residuo. Allora, il meno, questo meno indica il fatto che la circonferenza indica gira in senso orario. Quindi questa qui è quella che gira in senso antiorario. Se vi ricordate, abbiamo fatto un altro lemma che dice che in questa situazione questo qua tende alla metà del residuo col segno meno, perché ci gira in senso orario. Quindi questo qua tende a meno vabbè, ovviamente c'è 2π greco i per il residuo che fa 1 diviso 2, quindi meno pi greco 2. Quindi io ottengo che due volte l'integrale da 0 più infinito di sen x su x è uguale a meno diciamo è uguale a pi greco i fratto 2i, scusate, fratto i, ma 2 non lo porto altro, no, se preferite, 2i lo lascio come sta, no? Allora, questo fa 0, qua c'è 2i per quell'integrale,
più questo è uguale a 0, cioè la porto dall'altra parte viene uguale a π. Adesso dividete per 2i e trovate che viene y con z. E quindi quell'integrale là fa y con z. Cosa che in realtà noi potremmo pure confermare, perché se vi ricordate in qualche modo indirettamente, perché se vi ricordate noi abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che questo integrale convergeva in analisi 1, perché facevamo appunto la funzione sen x su x fa così. Allora, integrali su ogni, vabbè, il primo è più lungo, è lungo da 0 fino a π. Poi abbiamo, sì, no, non è più lungo. Poi abbiamo π, 2π, 2π, 3π. Tutti questi integrali sono, diciamo, su ogni intervallino di lunghezza π, sono tutti degli integrali che mi danno dei valori segno alterno decrescenti infinitesimi. Quindi siccome questo integrale è la somma, posso scrivere che è uguale alla somma per k che va da 0 a più infinito dell'integrale di sen x su x dx da k pi a k più y, questo è facile da dimostrare e l'abbiamo fatto in analisi 1, quella lì è una serie di Leibniz, e quando andate a fare una stima come potete stimare, se vi ricordate potete stimare la somma della serie di Leibniz è più piccola di questo, è più grande di questo meno questo, è più piccola di questo meno questo più questo. Allora, se andate a fare una stima numerica diciamo di quei valori, vedete subito che già la somma dei primi due e dei primi tre si avvicina a π con x, un po', cioè non ci siamo persi un due strada o cose del genere. Π con x. Quindi questa è un integrale appunto che avevamo visto in analisi 1, che sapevamo che esisteva ma non sapevamo calcolare. Ok, adesso andiamo a fare un altro. Andiamo a fare l'integrale, purtroppo a fare l'integrale ci vuole tempo. Andiamo a fare l'integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di x fratto x quadro più a quadro. Allora, questo è un integrale che per esempio potrei tranquillamente dare in analisi 1, ma non per calcolarlo. Potrei darlo per dire, dimostrare che è finito. Ok? Perché è finito? Beh, all'infinito questo va come logaritmo su x quadro, quindi per esempio posso maggiorare su 1 su x alla 3 mezzi. E quindi è sicuramente sommabile. A 0, questo tende a una costante, è una costante positiva, è maggiore di 0, e quindi lo posso, diciamo, minorare in valore assoluto con il valore assoluto del logaritmo di x su a 4, e quella è una funzione che è simile. Logaritmo x tra 0 e 1, se vi ricordate, è facile da integrare finito. E anche con valore assoluto, dove solo cambiare segno, non è da 0 a 1, è negativo. Ok, adesso andiamo a vedere come farlo con la mia
con le funzioni di variabile complessa. Allora, il problema è che chi è logaritmo z? Logaritmo z, allora, se vi ricordate, se io ho e alla w uguale z e z uguale a x più y e w uguale ad a più b, questo qua e alla w fa e alla a e moltiplica cosen x cosen b più x in b. E questo qua fa modulo z che moltiplica, preferisco scrivere in forma trigonometrica, fa rho per cos theta più sin theta. Affinché questi due numeri siano uguali, e che cosa ci vuole? Che a sia uguale al logaritmo di rho. Perché e alla a deve essere uguale a rho. E che b deve essere uguale a theta più 2k pi greco. Ok? E però vedete che non abbiamo una funzione unica, quindi questa qua è logaritmo di modulo z più i teta. E teta dove lo faccio variare? In questo caso mi conviene farlo variare teta tra meno pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi. Cioè io cosa voglio? Io la posso variare in un intervallo che sia al massimo 2 pi greco, se voglio una funzione analitica, se no mi viene o una funzione che si chiama polidroma, che ha più valori, oppure diciamo, però diciamo dove tagliare teta posso sceglierlo io posso fare da meno pi greco a pi greco, da meno pi greco mezzo a 3 pi greco mezzo, da 0 a 2 pi greco, scusate, qua minore e maggiore, perché ovviamente deve essere una perdita. Se ci metto l'uguale là, quando arrivo io, dove sto definendo la mia funzione? Sto definendo la mia funzione su tutto il piano meno questa semiretta qua. Perché la sto definendo meno quella semiretta là? Perché io vorrò integrare la mia funzione ausiliaria, chi sarà? Sarà logaritmo z fratto z quadro più a quadro. E dove la voglio integrare? Siccome diciamolo sì, e la voglio integrare qua o al solito, voglio integrare così ok, qua non ci posso passare perché qua la funzione non è definita. Qua non è questione di poco o di sì. La voglio integrare, che ne so, qua vado da meno r a meno epsilon, da r da epsilon a r, poi faccio dcr più e qua faccio dc epsilon più. Ok? Io so però che la mia funzione è ben definita dappertutto, cioè nel senso questa qua è una funzione analitica qua sopra, su questo, una funzione omorfa su tutto il piano meno questa semiretta, ok? Quindi questo qua è uguale all'integrale, quando vado a fare questi integrali. Allora, che cosa vi viene fuori? Quando vado a scrivere l'integrale del logaritmo di modulo z più
i teta. Allora, qua mi viene che la logaritmo mi viene logaritmo dello 0 mi va due volte integrare tra epsilon ed r del logaritmo di x fratto x quadro più a quadro in base. Perché? Perché lo, diciamo logaritmo di modulo z è una funzione pari in z. Quando ci metto x o meno x mi fa la stessa cosa. Quindi poi però mi viene più quando integro su questo pezzetto qua abbiamo logaritmo al numeratore, qua abbiamo logaritmo di modulo x più i teta, ma teta per, su questo ramo qui, su questo segmento qui, quanto vale? Vale 0 e quindi non c'è nulla. Quindi poi mi viene più l'integrale tra meno epsilon e meno, tra meno r e meno epsilon qua mi viene x quadro su a quadro e quando metto meno x logaritmo del modulo è logaritmo di x e già l'ho considerato là dentro, l'ho messo con quell'altra integrale che la raddoppiamo, però qua teta fa pi greco, quindi qua mi viene più i pi greco tratto questo in dx più altri integrali. Ora penso di avere pochissimo tempo, 4 minuti. Allora, gli altri integrali fanno 0 perché? Allora, prendete la circonferenza, cioè tendono a 0 quando? Quando r tende a più infinito e quando epsilon quando l'altro integrale quando x tende a 0 da questo. Perché? Allora, quello che faccio qua sopra quello che faccio qua sopra come lo posso maggiorare? Posso maggiorare con logaritmo di r perché modulo z vale r fratto z, diciamo modulo di z quadro più a quadro più i teta, e qua devo fare però il modulo, ok? Questo qua è per pi greco r che è la lunghezza della circonferenza, questo qua questo è dell'ordine di 1 su r quadro, questo è maggiore o uguale di una costante su r quadro quando z è grande, perché se fosse questo sarebbe esattamente r quadro, questo, lo, questo è r, questa è una cosa che lo maggiorate con logaritmo r o più una costante e quindi tende quando r tende a più infinito questo tende a 0, questo è proprio il lemma di Darboux, non stiamo applicando nessun lemma particolare. Poi ci rimane l'altro integrale e rimanendoci l'altro integrale voi sapete che questa funzione qua diciamo in quel caso z modulo z è uguale a epsilon, ok? Quindi qua diciamo su c epsilon più il modulo di questa funzione lo potete maggiorare con diciamo logaritmo di epsilon in valore assoluto più una costante che c'è sempre di teta fratto a quadro e poi quando lo dovete moltiplicare però per il cammino di lunghezza e il cammino di integrazione qua vabbè non è esattamente fratto a quadro fratto 2 a quadro fratto 2 fratto a quadro meno qualcosa quel qualcosa tende a 0. Allora,
che cosa succede? Che poi qualche cammino, la lunghezza del cammino di integrazione quanto vale? Epsilon, epsilon per una costante, ma epsilon per logaritmo di epsilon tende a zero, quindi anche queste arti integrali tendono a zero. Quindi questo tende all'integrale che ci interessa, al doppio integrale, e quest'altro integrale tenderà all'integrale tra meno infinito e zero di pi greco fratto di squadra sulla quadra. Ok? Ma d'altro canto, questo integrale, diciamo, la somma, scusate, quell'integrale, questo non è l'integrale che stavo, che volevo calcolare, questo che sto scrivendo qui è l'integrale lungo gamma r di logaritmo di z fratto z quadro più a quadro di z, che però è uguale a 0. Allora, questo tende a 2i quando r tende a infinito, e epsilon tende a 0. E quest'altro a che cosa tende? Tende, allora aspettate, no? Un attimo, che ci sta un problema con allora. Vabbè, finiamo domani questo qua perché ora non c'ho tempo, arrivo a professore. Però diciamo, da questa uguaglianza io mi ricavo, posso ricavarmi l'integrale da 0 a infinito di questo, e posso ricavarmi anche l'integrale di pi greco su x quadro, su x quadro. Questo lo finiamo domani, i primi 5 minuti domani. Ok.